Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Vito32, che mi chiede di parlare del film del 2004 di David Hunt, ovvero Bruno Mattei, La tomba. La tomba è un film delirante prodotto da Paolucci sulla scia della mummia di Sommers, dal quale ruba anche delle inquadrature, proprio dei frame, così come da Indiana Jones, così come da Predator, così come dall'Armata delle Tenebre, e come fa sempre Bruno Mattei. E stavolta però la sciatteria a livelli veramente assurdi. Un film girato in DV, proprio con un digitale orribile, una fotografia terrificante, una recitazione a dir poco orrenda. Cioè, proprio di fronte purtroppo a un Mattei che, pur facendomi ridere perché è di un trash allucinante, le scene rubate all'Armata delle Tenebre sono 6.000 proprio i frame, pur riuscendo a divertirmi in quel senso, essendo una merdata, però è proprio veramente il grado zero di Mattei. Non è nemmeno il Mattei di Virus, Raz o il Mattei degli anni 70, un po' di post-atomico. Qui siamo proprio di fronte ormai alla sciagura. Al di là di un qualcosa di montaggio interessante, il film veramente non riesce nemmeno per 3 minuti a essere convincente. Sicuramente è una trashata a livelli iper divertenti. Mai dato in televisione in Italia, è uscito direttamente in DVD, è andato al cinema però in tutto il mondo. Quindi che dire di più di questo filmaccio? E vi posso dire che il trucco della demonessa, diciamo, dell'indemoniato, non era per niente male, anche se sembrava praticamente la stessa maschera di Warlock, come vorrei avessero usato la stessa. Il make-up in effetti non era brutto, ecco, il make-up si salvava, tutto il resto era roba da cenci, la fotografia praticamente che arrivava da affari, da luce, e dei costumi, delle scenografie anche curati ma fotografati, come ho detto, in maniera talmente limpida che si vede chiaramente da cosplayer. Il ritmo non c'è, classico film di Bruno Mattei in quel senso, dell'ultimo periodo, quindi prendere o lasciare, per me di morto lasciare è un film di merda, non posso consigliarlo, però io ce l'ho, perché se voglio ridere e pensare a che cosa è il cinema italiano arrivato alla distruzione, guardo questo film, perché sinceramente fra questo privé mi mancano gli ultimi due di Zombie e vorrei vederli a tutti i costi del grandissimo Mattei. Ma questo La tomba, se volete riderete di sicuro, se volete uno dei film più brutti della storia del cinema lo avete tra le mani, se volete grande cinema sicuramente siete dalla parte opposta del mondo. Ma Mattei comunque mi ha fatto sempre una gran simpatia, sempre stato un tipo assurdo, per me resta comunque uno che aveva del talento e che è rifinito a fare delle stronzate incredibili in mani come questo La tomba, che vi assicuro una volta visto non si dimentica, ma non per le cose positive. Io il link lo metto lì sotto, ma però vi avevo avvertito.